attimo, devo prendere un po' di tag. Mi vuol far ruotare questo. Questo non me lo meritavo. Dico la verità. Non credo di essermelo meritato. Vieni. Guardalo, guardalo. È un po' spaventato, però tremo un po'. Erano circa le 9 più o meno quando sono andato a correre. Arrivo lì in pista ciclabile e tutto in bomba, che inizio a fare degli scatti a cannone. Poi fate conto, a fine pista c'è una specie di tornante dove poi esci dalla pista e vai in questa specie di rettilineo stradale vuoto, ed è una zona tipo tutta illuminata. Vedo in fondo alla via, cioè fate conto, io ero all'ingresso di questa strada. Vedo sta macchina con i lampeggianti blu e dico che, cioè, mi accorgo quindi che non era la polizia, ma semplicemente era una macchina normale, ok? Però tipo nel momento in cui mi stavo avvicinando alla macchina, sarò stato circa 50 metri, sento quello in macchina che caccia una sgrasata, un'aperta, perché si sentono le gomme davanti che vanno così, e poi niente, si ferma. Allora ho detto, oh, vado lì un po' più avanti. Oh, vedo che stava guidando una ragazzina, ve lo giuro che era alta così sul manubrio, e di fianco c'era il papà incazzato nero che praticamente gli urlava. Appena sono passato di fianco ho sentito: Anastasia, ma che cazzo fai, non partire così incazzato nero. C'era la ragazzina poverina, era lì che tirava delle sfrizionate. In partenza sentivo un odore di sfrizionate, cioè proprio così, sembrava, ve lo giuro, un pilota di Formula 1. Allora a un certo punto gli fa: lascia la frizione, lasciala. Probabilmente quando lasci la frizione troppo forte che spigola tutta. Gli ho fatto pum. Io ero fatto conto lì di fianco e correvo, vedo questa che fa pum così e parte a cannone, che a momenti dava una botta sul volante. Ve lo giuro, stavo morendo da ridere perché vedevo da qui che poverina faceva avanti e indietro in sto viale, perché stava probabilmente imparando a partire e a mettere le prime marce con suo babbo. E il babbo incazzato nero tirava dei gran urli, io sentivo gli urli del babbo da di fianco. Ve lo giuro, stavo morendo da ridere, ho detto fuori dalle palle. Stava tornando indietro, ho detto qua, boh, roba che mi cazza sotto, fuori dai genugli. Sono andato a sinistra, ho curvato, mi sono imboscato in una via, sono tornato via. Del gatto vi dico soltanto che si è accesa la televisione. Non mi sento molto bene, dico la verità. Io non mi sento molto bene. Ho un giramento di testa fortissimo. Ma sto cazzo di animale lì, poi c'è, siamo inseguiti. La pulcrifaccia è l'animale. La pulcrifaccia qui, noi. No, anche loro. La pulcrifaccia tutto sto bastardo, cioè. Niente, mi sta pure. No! Aiuto! Oh no! Ma mi ha trombato! Mamma mia! Ma mi ha blucchiato, ma che fa? Quanto lag? Un po'. Che buttano? Aspetta, fammi una big dopo ti avessi. Due monti. Che reboot. No. Che reboot? Come reboot? Io devo tirare il muro. Non ti posso vedere. Sto scappando. No! Mi stanno pushando. Di questo mi piace. È brutta, ho bisogno. Cazzo, mi hanno pompata. 130? Niente, lo sapeva che ero qua. Ah, Adram. Godo. Trombato. Buono. Basta. No, non si poteva buildare, no. Non mi ha fatto buildare. Weirdone. Ma mica, oggi è venuta. No, ragazzi, devo raccontare sta roba. Allora, oggi è venuta mia nonna qua a pranzo. Allora, tipo, gli faccio così: nonna, così come stai? E lei mi fa: Riccardino, ti ho portato un regalo. Perché mia nonna, questa nonna qui, è legata un sacco alla chiesa e tutto. Ho detto, boh, chissà che mi ha portato una Madonna, non so. Allora, ho detto, boh, vediamo. E mi fa: adesso aspetta che te lo vado a prendere. Tira fuori un crocifisso grande. Tira fuori una collana. Tutta di legno così, presa dal papato proprio. Tutta in legno in legno d'agave, larga così. Faccio: nonna, ma scusa adesso, ma questa dove la metto? Lei mi fa: non lo so, cioè, io te l'ho portata. Mi ha portato una collana grande così. Ho detto: nonna, dai, diamola, non so, a papà o con la mamma, non so, che magari la sfruttano. Qua iniziamo male. Ci vuole fare i c***i degli altri. L'insta della tua ragazza. Punto esclamativo Instagram. Punto esclamativo DPI.
Cioè, proprio guarda, se c'è una cosa che non farei in una chat è il punto esclamativo DPI. Cioè, o hai 400 o 800, non è che mi metto a girare con i 1900, cioè, DPI ancora. Sì, li cambio da un giorno all'altro. Da un giorno prima sono 800, il giorno dopo, aspetta che metto 400 oggi. Aspetta che lo riprogrammo a 400. Sì, dai. Vabbè. Andy ha la zucchina lunga. Punto esclamativo ano. Oh, ve lo giuro, devo riuscire a capire. Cioè, uno. Ma cazzo è possibile che da che sembra un tipo per bene? Beh, per bene. Allora, già uno che fa punto esclamativo DPI. Devo essere sincero, è arrivato al limite. Sapeva tutto. Cos'è che deve sapere? Sapeva tutto, è festa. Era nascosto, ma è andato adesso lei. Sono atterrato e nel momento in cui sono atterrato... Guarda. Sa tutto! Non ho detto che sa tutto. Io gioco con due piedini, gioco. No, non gioca con due piedini, sanno tutto. Io sono veramente indignato e preoccupato. Io sono indignato! Nooo! Vabbè, Pete, ma lei non può entrare alle 14 e fare così, ma cagare. Ma fa schifo lei, Piz, ma io non ci parlo. Lei chiuda quella bocca da dopo. No, Piz, lei non c'è, ha veramente un'idea. C'è fatto cucinare in salsa BBQ. Sì. Salsa BBQ, senti quell'altro. C'è fatto cucinare in una maniera veramente obbrobriosa. Mi hanno affeggiato, Piz. Ma l'ho ucciso io. Mi hanno corteggiato. Questa è la pistornato fondamentale per andare a focussare bene il damage. Ah, qua mi tromba probabilmente. Sto rischiando. Ho perso. Ho perso anch'io. Ma sai che prima ho tirato una cartella. Porco della... Non va un c***o. Voglio andare a fare l'arena di Buga, non va niente. Anch'io, niente, non posso. Sono 6 ore da Clash, non c'è niente da fare. Io confermo che sia un... Non ce l'ho il razzo, ovviamente. Come faccio ad avere il razzo? Livello 11 pure questo, della rovina proprio. Sì, se facevo mongoleggio lo vincevo. Sì, se mi fossi anche, guarda, non dico fatto cosa. Sono stato a New York. E allora, intanto sei lì che non vedi niente. C'è troppa gente. Sali 200 piani, l'ascensore, le robe. Un gran casino. Tutti i turisti. Cioè, sei lì che dici: fatemi vedere sto panorama. Arrivi su tutto infognato. Con il telefono degli anni 40 con 4 megapixel che non riesce neanche a. Siamo talmente in alto che non funziona. Non va un cazzo. Quindi le foto non le puoi fare. Eventualmente c'è il binocolo che è lì dagli anni 28. L'hanno messo nel lontano. Proprio 28 dopo Cristo. Il binocolo non si sa, non lo usa nessuno tranne il turista a testa di cazzo. Quando arriva il turista a testa di cazzo e non lo sa neanche usare, si mette lì così proprio. Cioè, non si sa, tipo fa così. A volte lo vedi che guarda il cielo, non è che dici guarda il panorama. Incredibile, ero andato a San Francisco a vedere il Golden Gate Bridge. Arrivo nella postazione per vedere e fare le cose. Arrivo, faccio le mie foto così con i miei amici, con mio babbo, insomma gli amici di famiglia. C'era sto turista, un ragazzo. Cazzo, avrà avuto 28 anni. Bello fiero, arriva, cal suo cannocchiale. Mette la moneta, tira fuori il cannocchiale, così. E non è che si mette a guardare il Golden Gate Bridge. No, alza lo sguardo, così al cielo. Non si sa, era giorno, erano le 4. Io non so che cosa stesse cercando. Cioè, probabilmente cercava la luna, non so, le stelle. Ma non fa ridere. Cioè, infatti non è che deve fare per forza ridere. È un dato di fatto, è quello che è accaduto. Cioè, che ti dico, eventualmente può capitare questa situazione. Quindi si crea un traffico nella zona del tetto che non ti permette di vedere un cazzo.